Da uomo a uomo, cosa si prova a partorire? Da uomo a uomo. Anche quella è una bella rinascita, assolutamente. Io quando ho partorito è come se io fossi, come se Monia fosse morta e fosse rinata esattamente per lui, per il bambino. Come si chiamavi Monia? Sì. Sì. E è stata una cosa molto strana, perché è come se ci fosse sempre stato e lo avessi sempre avuto. Questo per me è stato il parto. Vai. Vissuto le due vite completo al 100%. Sono stato sia donna al 100% che adesso uomo. Quindi da donna ho convissuto, ho avuto un figlio, ho perso un figlio. Mio figlio l'ha vista, beh, chiaramente io ho spiegato bene le cose come erano. È stato super super comprensivo, poi chiaramente ha avuto anche lui un attimo dei momenti come per dire cosa sta succedendo, ma non tanto per lui quanto per le persone che erano attorno, che comunque continuavano a chiedere, sai, i bimbi che aveva attorno, perché lui faceva prima elementare, quindi come mai tua mamma ha la barba, cioè queste cose qua. Adesso è un pitbull, con me guai chi mi tocca, se qualcuno sbaglia un termine. E lui parla al maschile, parte a casa che mi chiama mamma. Non me la sono sentita di togliergli anche questo. E i rapporti con il suo papà naturale come sono? No, non ci sono, perché lui non l'ha presa benissimo. Ah, e per il rapporto col papà si è perso per questa cosa che hai fatto tu, questa transizione, oppure perché il padre semplicemente si è disinteressato? Ma io penso un po', ma a questo punto per tutte e due le cose, perché io comunque ti ripeto, non gli ho mai proibito di vederlo il bambino, però evidentemente lui aveva talmente tanto rancore nei miei confronti che ha mollato anche la presa col figlio. Posso capire che non è una cosa facile da accettare, che la madre di tuo figlio diventi, però d'altronde non ci posso fare niente. Ho una ex moglie, non ho un ex marito. Ah, tu hai anche un ex moglie? Sì. Cioè, spiega questa cosa, però ti sei sposato. Sono stato sposato con una donna? Con una ragazza, sì. Quanto tempo fa? 2 anni fa, quasi 3. Stati assieme quasi 7 anni, praticamente, tra i vari tiri e molla. E poi siamo lasciati poco dopo il matrimonio. Ti manca essere donna? No, no, per niente. Qual è la cosa più brutta dell'essere donna? Che a te non piaceva perlomeno? Il ciclo. Cioè proprio non mi manca per niente, le mie amiche mi mi riempiono di parole ogni volta perché io non ce l'ho più. Scherziamo molto su queste questioni. Perché se io avessi dato peso alle persone e alle loro parole non avrei fatto niente. E probabilmente a quest'ora mi sarei suicidato. La depressione che ti porta alla disforia di genere è bruttissima. È bruttissima. Arrivi veramente a odiare qualsiasi cosa, te stesso in primis, ed è una cosa logorante. Purtroppo tanti genitori influiscono molto negativamente sui bambini e li portano a fare delle scelte che loro stessi magari non vogliono. Pensi di essere un buon genitore? Sì. Sì. Penso di essere un buon genitore.